Io vorrei ringraziare tutti, è stata una giornata veramente bellissima, siamo emozionati, si vede dagli occhi, e noi andremo ancora avanti su questa strada che riguarda lo sport con la disabilità, dimostrando che la disabilità non esiste se riusciamo a fare l'inclusione, e si è visto anche oggi. Grazie a Paolo Ciccio veramente, a tutto lo staff, per l'organizzazione, per l'invito, per quello che è stato fatto. Ieri c'è stata anche a Gioia Tauro un'altra giornata che riguardava i ragazzi vittime di mafia, è stata un'altra bellissima giornata, sempre ringrazio a Paolo per averci coinvolto. Grazie mille, scusate perché l'emozione non avvolge. Sì, poi siamo reduci dall'ultima emozione, forse è quella più grande della giornata per ora, però penso che non possa essere superata. Cosa hai pensato ai primi canestri fatti? Beh, ho pensato che il lavoro che abbiamo fatto in questi pochi mesi è servito a qualcosa, perché i ragazzi si impegnano, ci danno il tutto, il massimo, erano gasati, stanotte non hanno dormito per la giornata di oggi. Ma io sono orgoglioso perché in campo c'era Valeria, che è la sorella di un'eccellenza, sì, di tutta la regione Calabria nel mondo, e ovviamente di Gioia Tauro, che ho il piacere di intervistare e che conosco ormai da più di 30 anni. E il DNA è importante, Sì, infatti Valeria diceva: ma sarò brava come mio fratello? Io: no, come no, sarei più brava di tuo fratello. Sì, sì, è tutto bellissimo, grazie mille per averci preso. Mi diceva Valentina, ci sarà un derby dello stretto contro il Castanea di Messina proprio qui, sì, quindi proveremo a esserci, e grazie mille. Grazie a voi, grazie mille.